Anche Don Graziano, come tanti fratelli e sorelle, è tornato alla casa del padre durante il coronavirus. Sabato scorso abbiamo vissuto insieme un bel momento perché ci siamo stretti intorno all'altare del Signore per poter dire grazie per il nostro fratello, sacerdote, parroco Don Graziano. Posso dire che venendo in questa comunità parrocchiale circa 3 anni fa ho trovato una bellissima eredità. Don Graziano veramente ha costruito tante relazioni, una bella comunità viva dove i giovani, gli anziani, i bambini camminano insieme sulle orme seguendo l'insegnamento di Gesù. E di questo devo dire veramente grazie. Certamente Don Graziano manca a tante persone, è stato un sacerdote molto buono, molto semplice. E recentemente, andando a benedire le case, mi chiedevano tutti la caramella di panna perché lui era solito lasciare questo segno, e questo ci fa capire un animo molto semplice che però ha saputo creare intorno a sé una grande accoglienza. Lui era accogliente e ci ha insegnato proprio quella che è la via dell'accoglienza, quella che Gesù stesso ha testimoniato con la sua vita. E allora per questo vogliamo veramente ringraziare il Signore, perché ciò che ha seminato possa continuare sempre a portare frutto nella nostra comunità parrocchiale di San Terenzio, di Santa Marina e anche nella nostra città di Pesaro. Ho conosciuto Don Graziano sin dal lontano 1962, quando egli arrivò qui in parrocchia a Cattabrighe. Oggi Don Graziano ci manca molto, ci manca la sua presenza, ci manca il suo calore, ci manca il suo affetto. Vi racconto un episodio. Eravamo a un campo scuola a 150 km da Pesaro. Don Graziano ci venne a trovare insieme a Don Valerio. A un certo punto il pomeriggio arriva una telefonata che diceva che era morto una persona a Cattabrighe, un signor anziano, il padre di una signora che conoscevamo. E questa signora chiedeva a Don Graziano di tornare a casa per dire il rosario. Don Graziano non ci ha pensato un attimo, ha lasciato noi 100 persone lassù e preso e venuto via dicendo: io devo andare in parrocchia, qui tanto ci siete voi. E così è stato. È un po' la sintesi di quello che è stato il suo cammino pastorale qua, che si può anche ulteriormente sintetizzare con uno slogan: I care, mi sta a cuore, cioè tutto gli stava a cuore.